Spesso in Italia ci lamentiamo perché ci sono troppi extracomunitari, anche qua a Sciacca, che pure è un porto di mare. Anche Evans è un extracomunitario. Un giorno è arrivato davanti al mio supermercato e senza che nessuno gli dicesse niente, ha iniziato a dare una mano. Aiutava i vicchiaretti, metteva i carrelli a posto, portava la spesa in macchina, insomma, sembrava che lavorasse qui da una vita. Quando è arrivata l'emergenza Covid, Evans ha cominciato a disinfettare i carrelli, a distribuire guanti e mascherine e a fare rispettare il metro di distanza a tutti i clienti. A qualcuno la cosa non è piaciuta e ha chiamato addirittura le forze dell'ordine per farlo allontanare. E siccome l'unico modo per evitare il suo allontanamento era quello di assumerlo regolarmente, l'abbiamo fatto. Lo abbiamo aiutato a inserirsi. E oggi Evans ha trovato un nuovo lavoro che gli piace di più. Ma qua da noi torna sempre. Per un saluto. E per fare la spesa.